sei pronta? Eccomi. Dai, che è una bella giornata, ma è possibile che non sei mai pronta? Maria, facciamo tardi. Vai, che ti raggiungo, non troviamo il cappello. Buongiorno, segretario. Sempre a quest'ora, né? Quando noi usciamo, lei rientra. Vado in chiesa appena alzato. Arrivederci e domani mattina. No, malissimo, sempre peggio. L'aria si ferma qui a mezza via, non respiro. Ma io la vedo meglio, molto meglio. Ha fatto le ispirazioni come le ho insegnato. A che numero siamo? Ho eseguito, non fatto, signorina. Ho eseguito le ispirazioni e le espirazioni, ma non giova. Le ha eseguite davanti alla finestra aperta? Di questa stagione? Guardi, mi stia attento, eh. Ora le mostro come si fa, eh. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. E così 20, poi 30, ogni giorno, fino ad arrivare a 100. Ah, grazie, ho capito, signorina. Fino a 100? Sì. Maria! Eccomi, eccomi! Oh, che bel vivere, che bel mangiare, che bel mangiare di qualità. Avanti! Buongiorno, signor zio, io sono qui. Ero sceso un momentino a... Non voglio essere disturbato. Ho da fare. Ci chiamo scusa, signor zio. Signorina, dalla prima volta che l'ho vista... Dia pure a me. No, un momento, calma. Prima mi fa il santo piacere di dirmi dove va. Eh? Dove va? Sì. Se non lo sa lei, lo viene a chiedere a me. Non facciamo poi tanto gli spiritosi, eh? Lei ha soltanto da dirmi se la portano subito alla centrale e quand'è che potrebbe arrivare. Ho il diritto o no? Sentene, se le va ad impostarla, la imposta. E se poi non le va, lasci perdere. Ma se la imposto, sacerdisna, mi fa il santo piacere di dirmi quando è che arriva? È urgente. Ma conforme, conforme dov'è indirizzata, si capisce? Torino città. Torino città? Ma quando vuole che arrivi? Al più tardi domani, di prima mattina, me la dà o non me la dà? Io l'ho avvertito, né? È molto importante, è urgentissima. Buongiorno, ingegnere. Piazza della Consolata 5? Muoi qua! Ai, mi tira troppo, mi fa male. Adio il medico, devo stringere. Bugianen, la sa fe da me. Non posso neanche bottonarmi le scarpe. Bottono io, sagrintenen. Signora? O contaccio. Alle chiel. A che ora è che ci consegnate la posta ai signori inquilini? Oh, bella. La posta arriva alle 8, a mezzodì e alle 5, ma lo so anche chi è, no? Sì, signora, lo so anch'io. Ma ce la consegnate subito ai signori inquilini, perché c'è un reclamo. E chi è che reclama? La posta deve essere tassativamente consegnata a domicilio appena avvenuto il recapito. Da domani mi fa il santo piacere di dirmi chi calè che ha ricevuto la posta e a che ora ce l'avete consegnata, mi sono spiegato! Ma chi è lei che la reclama? Ma cosa calà chi è lì? Simone! Sono arrivato appunto perché volevo dirci che adesso torno via. Ma cos'hai stamattina? Il ballo di San Vito? Vai, e dove vai? A via Vanchiglia per le pigioni. Ah, bene, bene. Pinuccia! Com'è andato ora? Ma che giorno è oggi? Martedì 30, com'è andato ora? L'hai chiamata quell'imbecille? Il signorino suo nipote? E che lo riacchiappa? Lei dovrebbe dirci qualche cosa.
Non conosce neanche i giorni del calendario. Ha detto che ci andava oggi perché domani non può muoversi da casa. Ma perché mai? Forse per tormentare la portinaia. Ma che dite? Signor commendatore, lei deve far qualcosa. Perché l'Angelotto è qui da anni con anni. È una donna di susto, ha fatto sempre il suo lavoro e non si merita proprio che la spiano, povera vedova. La spiano? Ma chi? È il signorino suo nipote. Ah, e da quando in qua abbiamo pagato il 30 noi, eh? È un piacere personale quello che ci chiedo. Il commendator Celzani il giorno 2 chiude la contabilità di questa zona e io domani per gravi motivi personali sono impossibilitato. Ma la nel senti, anche io domani alle liste spago manen. Siamo in sciopero, c'hai l'udito il commendatore, ce lo dica, viviamo senza paga da una settimana e siamo pieni di debiti. Ragione per cui non paghereste in nessun modo. Bravo amministratore, alle rivai. A me basta che firmiate quello che scrivo. Ma sì. Cascriva, se le fa piacere, che anche da un letterato, perché lui ha studiato. Poi noi firmiamo, no? E chi ca dis lunga scrivo? Qui nessuno di noi può controllare, capisce? Eh già, è vero. Hai il fiol del zoppo, alle no. Malavi con gli orecchioni. Oh. Fa le seconde elementari, lui ce lo leggerà, no? Giusto. Come volete, ma vi potete fidare. Scrivo semplicemente. I sottoscritti, causa si opero in corso, e hanno firmato con la croce, sono analfabeti. Ma non dovevi accettare un rinvio così per aria. Mi è sembrato di dover mostrare una certa comprensione. È povera gente, in sciopero. Poveri diventiamo noi se tutti gli inquilini smettono di pagare. Oh, dalla parte di Dio. Brava Pinuccia. Ma non mi hai ancora detto perché ti sei messo dalla parte del torto andando oggi. Cosa hai da fare domani di così importante? Mi farò un dovere di parlargliene quanto prima e nel suo diritto. È una cosa strettamente collegata con la sua intuizione, signor zio. La mia cosa? È stato lei, signor zio, a invitarmi a riflettere e a non confondere una naturale vocazione allo studio con la vocazione religiosa. Ma che discorsi sono? Non ti trovo mica tanto normale da un po' di tempo a questa parte. Cosa ti è successo? Stavo cercando di spiegarglielo, signor zio. Lascia, vado io. Oh, l'Angelotto. Con permesso, che scusino il disturbo. Ah, no, per carità, siamo a tavola. Apre. Come scusa, commendatore, la posta le arriva adesso. Eccola qui, come che mi hanno detto. Sì, bravo. Mettetela di là. Buon appetito. Ma non è mica per lei, commendatore. Ma se non è per me, perché me la portate? Andate, vi dico di andare. Lasciateci mangiare in pace, dopo me lo dite a me, ne? No, signor, ma c'è o non c'è il controllo? Ma sì, andate. Ho entrato a mille c'è mai a tutti, ne? Mai senti parlare di reclamo, né da madama Ginoni, né dalle tote Canaperia, né da madama Fassi. Non dovevate chiamarci niente a nessuno. Sono cose riservate. Manca solo tota Pedani. E vado a chiamarcelo adesso, giusto che ci porto questo espresso al piano di sopra. Oh, ma cosa vuole? Che cos'è questa storia del reclamo? Niente, adesso ci racconto la ravala favane. Lo vedete che avevo ragione. È un espresso, è urgente. E voi invece di consegnarcelo subito alla destinataria, state qui a bamblinare! Andate subito! E vado. Ma sale neanche tutto Pedani, e lo sai mica che lei che ha fatto il reclamo. Ma allora è vero che ce l'hai su con l'Angelotta. Cosa ti gira? Cos'è sta storia che fichi il naso nella posta degli altri? No, pardon, il segreto epistolare prima di tutto. Ti chiamo scusa, zio, ma io non mi sentirei tanto per la quale. Con permesso? Ma deve essere questione che è debole di stomaco. Allevati in seminario. Barolo o Brachetto? Barolo. Signorina, sotto i suoi piedini un uomo brucia d'amore. Bella tra le belle. Il suo sguardo ha spaccato un cuore. La consapevolezza della sua presenza a tanta poca distanza, 3,75 metri, ma le stelle sono più vicine. Fa delirare un povero essere umano che si credeva invulnerabile. Oh, Valchiria, io sono come gli gnomi rinchiusi nelle caverne sotterranee. Gli esercizi con gli attrezzi o sono igienici o non lo sono. E siccome il Bauma ha dimostrato definitivamente che lo sono, allora lo sono anche per le ragazze. Dico bene? Benissimo. Ma dove si sarà cacciato? Che cosa? Ho promesso alla contessa Palazzi Lavaggi che le portavo una copia del mio articolo sulla sbarra fissa, quello sul nuovo agone, ma deve essere sulla scrivania. Io ti si guardo io? Ma non l'hai nemmeno aperta? Lo sviluppo dei muscoli che si ottiene con la ginnastica agli anelli, per esempio, è impareggiabile. Ho accennato già nel mio articolo a questa differenza dovuta alla tensione
che si addiziona al peso del corpo. L'ho trovato. Ma che brava che sei, se non ci fossi tu. Domattina però devo dire alla Irma che metta un po' in ordine. Chi è? Allora, vieni o non vieni, sono le 7, bisogna volare. E fai misteri? Misteri? Perché? Ah, questa non è un mistero, poi te lo dirò, adesso è troppo tardi. Per arrivare al club alpino ci vuole almeno mezz'ora. Allora, vieni o non vieni? No, no, sono un po' stanca. Ma aspetta, cosa fai? Vai in giro così? Il club alpino è un posto elegante, sai, e la contessa... Allora che fai? Cieni subito o mi aspetti? No, no, ti aspetto. Intanto metti un po' d'ordine. Piferi, piferi, cembali, svegliatemi, Nina. Smettetela! Vedere. Basta! Smettetela! Accidenti! Andatevene a letto, no? Ve l'ho già detto! Sì! Ti immergo la spada nel fianco! Disturba? Oh, sì! Ah, no! Sono venuta a fare un salutino! Grazie! Le faccio strada! Uè, vi ho detto di andare a letto, eh! A letto! A letto! Ho detto a letto! E fra 5 minuti vi voglio trovare con la luce spenta! È un passeraio! Un passeraio! Coloro vicino non si sa che cos'è la tristezza. Ah, questo no, ma ogni tanto mi creda viene un gran desiderio di un po' di pace. Si accomodi. Ho avuto paura che fosse la sua amica, la signorina Pedoni. Viene spesso, come lei sa, a trovare mio marito per chiedere consiglio per i suoi iscritti. Mio marito l'aiuta, Però si lamenta con me perché perde troppo tempo. E così adesso è di là che scrivo un articolo su questa polemica fra la ginnastica a corpo libero e gli attrezzi, che appassiona tutta l'Italia. Ma cosa, signorina Zibelli? Si sente poco bene? Sto benissimo, perché? Niente, mi pareva. Solo che a volte mi sento tanto sola. E perché? Con la Pedani siete così amiche, siete così affiatate. Non vi fate buona compagnia? Come no, Ma la mia amica è molto presa dal suo lavoro e poi ora ha altro a cui pensare. Non so niente. Ma sì, il segretario, il nipote del commendatore. Ma se le dico che non so niente. Davvero? Eppure si tratta di una passione furiosa, tutta sensuale, mi si è permesso di dirlo. Tutta roba a base di fiamme, di delirio, roba così. Ma cosa mi dice? Don Celzani? Armando? Armando? Ma cosa mi dice mai, segretario? Ma lo sa che ero convinta che avesse messo gli occhi su di lei? Io non suscito passioni simili, per fortuna. Elvira! No, 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 bambini, no, a letto, a letto, su, tutti, subito, via, a letto. Oh. Senti,
Ma tu lo sapevi del segretario e della signorina Pedani? Cose grosse, eh? Passioni all'ultimo sangue. Il segretario con la signorina Pedani? Al tempo, io ho detto semplicemente che il segretario ha una furiosa passione per la signorina Pedani. Una passione sfrenata, sensuale, anche un po' scandalosa se vogliamo essere sinceri. Soprattutto se si pensa a un uomo che ha studiato in seminario, destinato quindi al sacerdozio. Questo per dire che dovrebbe avere più di un altro la testa sulle spalle, invece l'ha perduta completamente. La chiama Valchiria, la vuole coi capelli sciolti. Ma come? Quel mezzo sagrestano ha la faccia di innamorarsi di una così bella ragazza? Bella, bella, è ordinaria. Eh no, ha una bella taille, forse manca un po' di grazia, di femminilità e... Sì, sì, vabbè, ma le proporzioni scheletroniche sono perfette. Il torace è una meraviglia. Vengano, vengano a dirmi, signori estetici, che la ginnastica sforma il bel sesso. Ma guardatela. Guardatela bene. Ah, certo, l'occasione a te non è mancata di sicuro. Ma che cosa vogliamo dire? Niente, niente. Dico soltanto che prima si sposa e se ne va e meglio è. La signorina Pedani non farà mai una simile asineria. Perché è una vera maestra di ginnastica. Oh, signor. E una vera maestra di ginnastica non deve prendere marito. Deve conservarsi come un soldato, libera, libera nel corpo e nell'anima. La sua missione non è quella di fare figli. È quella di raddrizzare i figli degli altri. Sembra che parli di Giovanna d'Arco. Ma lo sente? Ah, Giovanna d'Arco, giusto il segretario può essere così ingenuo. Per lui una ragazza di 30 anni, una di 15 sono tutt'uno. Ma una donna in 30 anni ne ha fatte di cose. Prima di venire a Torino, Maria è stata maestra in una mezza dozzina di comuni. Non so se mi spiego, né? Ah, sì, eh. E tu lo sapevi, eh? Ma io non sapevo. Ah, sì, sai. Me ne sono accorta da un pezzo di questa storia. Con la scusa degli articoli. Ti sei comprato anche l'acqua di colonia. E io qui tutto il giorno a logorarmi appresso ai figli. Io non ne posso più, hai capito? Io non ne posso più, ecco. Ma, non ne posso tesoro, più, è non vero. Ne posso. Ma smetti. Ma e vai a letto, ma perché ma due schiaffi? Oh, signori Dio. Tutti uguali a te, lo sai. A me nessuno pensa. Ed eccoci, malgrado tutti gli ostacoli, sulla vetta delle cime bianche, in vista del maestoso Cervino, al quale portavo il saluto di tutte le donne che aspirano a rialzare la testa, curva per millenni sui telai e sulle culle. Raddrizzare per cortesia? Salire sulle vette è un'esperienza che non può essere ostacolata dall'assurda inferiorità creata nella donna, vogliosa di cimentarsi nello sport alpino, dall'abito che le viene imposto per tenerla in condizione di inferiorità. Esci! Non mi sono accorto di aver suonato. O forse lei stava uscendo? Abbasso la ginnastica. Un giorno farò iscrivere anche lei alla palestra. Oh, jamais de la vie, la mort plutôt. Domani sera ne discuteremo, eh? Sì, a domani. Disturbo? No, no. Vado subito ad avvertire lo zio. No, gli dica soltanto che domani è il compleanno dei miei gemelli. Serata d'onore a casa Ginoni. E suo zio ci tiene, sa. Sente? Fervono i preparativi. Tarirara. Lararirara. E da domani, se Dio vuole, del Petit Montagnard non se ne parlerà più. Posso anticiparle qual è il pezzo che è stato scelto per l'anno prossimo? La preghiera di una vergine. Ah, bello. Spero ci onorerà anche lei quest'anno, segretario amatissimo. In suo onore ho invitato le nostre belle coinquiline. Chi? È un peccato che tu non sia venuta. Comunque ti ho iscritta. Questa nuova associazione può essere una cosa importantissima.
E dai, mangia qualcosa. Se non hai mal di stomaco né mal di testa. Non ho voglia di niente. Mi fa disgusto solo pensarci. Io invece ho proprio fame. Ho l'impressione che questo nuovo alpinismo femminile sia una forma un po' dispersiva, un po' riservata a un'elite. Ma già il riunirsi fra noi donne. Ho buttato lì l'idea di un corpo di pompiere volontarie. Se ne riparlerà. Oddio, volevo provare un esercizio prima di mangiare. Mi volevi dire qualche cosa? Io? Sì, prima di uscire mi hai detto, poi te ne parlo. Ah, sì, guarda un po' lì. No, no, lì sotto, sotto il quaderno, quel foglio azzurro. C'è il programma dettagliato sul congresso ginnico di Francoforte. Leggi, leggi chi c'è e ti sentirai svenire. L'hai letto? No, sai benissimo che la ginnastica non mi interessa. Ma che ti prende? Da quando in qua? Da sempre, lo sai benissimo, dovresti saperlo, ma tu quello che fanno e pensano gli altri non lo stai mica a sentire. La verità è che purtroppo noi non abbiamo un discorso in comune. È il momento di dire le cose come stanno e di provvedere. Una volta per tutte, non ne posso più. Sarò io ad andarmene, non dubitare. Non voglio essere di peso a nessuno. Ti lascio coi tuoi segreti. Gli attrezzi del signor Baumann. Ma a Francoforte non c'è soltanto Baumann. Ci sono anche i suoi avversari. Fior di obermanisti, sai. Ce ne sono di tutti i gusti. Klaus, Dannenberg, Nigler, Meller. Ma che cosa pagherei per poterci andare? Ti assicuro, anche un anno di vita. Pensa che Karl Meller non l'ho mai visto neppure in fotografia. Uno, due, pam, pam. Uno, due, pam, pam. Signorina Roncalier. I miei genitori mi hanno proibito di toglierlo. Anche i miei. Signorine, loro fanno bene a obbedire ai loro signori genitori e tengano pure il busto durante la giornata. Ma qui in palestra no. Qui comando io. Finis. I signori insegnanti sono pregati di passare in direzione. Va bene. Il busto costringe il corpo a torsioni innaturali durante gli esercizi. Lei, signorina, ha un attacco difettoso delle anche col bacino. Dica ai suoi genitori che vengano a parlare con me. D'alba! Le delizie di Alba! Orrori croccanti! Vada via la carena! D'alba! Le delizie di signor direttore. Volevamo chiederle. Cari colleghi, lasciatemi spiegare. La circolare 765. Posso parlare? Domando la parola, posso parlare? Sì, ma sì, parli pure. Gli altri facciano silenzio. Sono il maestro Berti dell'Istituto Tecnico Camillo di Cavour. Sono qui per mettere al corrente i miei colleghi di un esposto già sottoscritto da una cinquantina di insegnanti contro la circolare 765. Bravo! Bene, giusto. Santa pazienza. La circolare 765. Dal momento che la ginnastica è divenuta materia di insegnamento obbligatorio, esige soltanto un esamino per tutti i maestri. Un po' di teoria, un po' di pratica e qualche lezione che la signorina Pedani ha gentilmente accettato di dare ai colleghi. E noi ringraziamo tanto la gentile collega, ma noi non sottostiamo a questa formalità. L'esposto che noi abbiamo presentato al ministro tocca il problema di fondo. È ingiusto e ridicolo che il governo si preoccupi tanto dei muscoli in una nazione di analfabeti come la nostra. Bravo, bravissimo. Ma se ho detto che si tratta di una pura formalità. E io sto spiegando che faccio una questione di principio. Allora anch'io.
Ma non vedono che abbiamo le scuole piene di ragazzini pallidi, con braccia e petti da neonati? Ma mi dica in che cosa la lotta contro il rachitismo può nuocere a quella contro l'analfabetismo? Ma bisogna essere ciechi, nemici incoscienti dell'umanità per dichiarare guerra all'educazione fisica. Calma, signorina, calma. Io non dichiaro guerra a nessuno, specialmente a lei che fa benissimo a correre, a saltare, a fare quello che fa, insomma, e insegnarlo ai bambini. Beh, allora? E allora ho 20 anni di servizio. Primo al concorso di Ancona, medaglia d'argento al merito dell'insegnamento, secondo in classifica nel concorso di Torino. Sono uno dei promotori dell'insegnamento volontario nelle scuole serali. E ora mi si viene a dire che invece di dedicare il tempo alla lotta contro l'analfabetismo, invece di passare le serate a insegnare l'ABC ai lavoratori, se voglio essere stimato e fare carriera, devo andare in palestra a fare il pagliaccio attaccato a una fune. Io mi rifiuto. Bravo, bravo. E spero che loro signori facciano altrettanto. Beh. E che firmino la petizione, dando al governo una lezione di civiltà e dedicando tutto quanto il tempo libero alla lotta contro l'analfabetismo. Giusto. Signori, io ho finito. Certo. Il maestro Berti forse non ha capito. La circolare 765 non ha altro scopo che quello di mettere tutti gli insegnanti in condizione di ottenere un diploma completo, come lo avranno i colleghi da quest'anno in poi. Signor Berti, firmerò la sua petizione e sono qua a sua disposizione per la lotta contro l'analfabetismo. Con tanta, tanta gratitudine. Il soldatino passa la visita? Ammessa? Per me va benissimo, ma guardi che insegnare l'ABC agli adulti non è mica come insegnarlo ai bambini. Sono lavoratori, spesso difficili, duri. Lo so, è questo che mi commuove, mi entusiasma. Quando lei ha parlato ho capito subito, tac, che la mia vita sarebbe cambiata, da così a così. Una vita vede tutt'altro che spregevole fino ad oggi, ma priva di un vero fulcro, dominata da fantasmi della fantasia. Amanti? Maestro. E signorina? Certo. Peccato. Ma maestro? Non mi fraintenda. Cerco solo di capire se lei è il tipo adatto per il lavoro che le si offre. Lei può credere che io sia, che so, una farfallina? No, sa, tutt'altro, tutt'altro. Anch'io ho sempre inteso l'insegnamento come una missione da anteporre a tutto, anche al matrimonio. A meno che una affinità elettiva, eh? No? Le castagne e spuni, la febbre s'attà, le castagne e spuni, Venite, venite. Ecco, è solo al terzo piano e i gradini sono bassi. Attenti a non scrostare il muro. E per di qua. Attenti a non bagnare. Buongiorno. Faccio attenzione, è bollente. Sì. Con permesso. Sì, sì, certo. Bravi, io vi seguo. Fate piano, eh. Scusi. Io... È al terzo piano che ha detto? Ed la mente poteva anche andar peggio. Che cos'è questa storia? Ce l'hanno chiamato lei il permesso di fare tutta questa cernaia su per le scale? E ce lo chiami lei a tutta pedani cosa cale sta storia? Dice che per lei. Scusi, lei è... Sì, il direttore. Ah. Signorina Maria Pedani, piazza della Consolata 5, interno 6.
Acquisto di una vasca di ottone tipo extra con abbonamento mensile di 2 bagni settimanali. La signorina Pedani? Benissimo. È successo qualcosa? C'è i pompieri. No, ha detto da Pedani che si fa portare l'acqua calda in casa. E cosa se ne fa dell'acqua calda in casa? Il bagno, no? È malata. Ma no, signora, no. È un lusso, una comodità moderna. Lei, signora, non fa il bagno. Oh, ma come si permette? Maleducà. Senta, ma quei signori, i facchini, portano l'acqua e poi vengono via, no? Certamente, monsieur, eccoli. Vuoi che ti lavi la schiena? Brava, ma prima apri un po' la finestra. Eh? Ma fa freddo. L'aria pura fa sempre bene. E poi qui moriamo soffocate. Signor zio. Tutto a posto? Perfetto, se vogliamo andare. No, detesto arrivare per primo, aspettiamo un po'. Potrei andare io intanto. Hai fretta di annoiarti? Siediti. Non so proprio perché ho accettato questo stupido invito. Siediti. Ma l'anno scorso ci sono stato? Credo di sì, io non c'ero. Sarebbe una buona ragione per non andarci quest'anno. E se ne facessimo a meno? Forse lei. Ma se permette io potrei... Beh, ormai ho fatto lo sforzo di cambiarmi. Leggimi il libro della Invernizio, lì dove c'è il segno. Un capitolo solo, poi andremo. Capitolo terzo. Le labbra della morta si erano aperte e avevano acquistato un leggerissimo color di rosa. La luce che scivolava dalle ciglia socchiuse di lei si era fatta più brillante. Che sia viva davvero? Così piccoli. Hanno fatto molti progressi dall'anno scorso. Si figuri che cos'era un anno fa. Bravi, bravi, speriamo che l'anno prossimo abbiate anche imparato a suonare, eh? Bravi, bravi, avete suonato proprio bene, il papà scherza. Certi giorni la fa meglio, sa. Oggi ha avuto ginnastica, poverina, e ha le dita un po' rigide. Ma signora, questo è impossibile, la ginnastica... Anche la maestra di pianoforte lo dice. No, no, la ginnastica... Ma Valeria, questa sera non si può parlare male della ginnastica. Per la signorina la ginnastica è una cosa sacra. E il nostro amico giornalista è qui per conoscere questa apostola del nuovo insegnamento e avere da lei delucidazioni. Ed io sarò ben lieta di dargliela. Su, cari. Abbiamo bisogno dell'appoggio della stampa in questo momento di polemiche. Oh, incominciamo col dire che la signorina è la dimostrazione più probante dei benefici effetti della ginnastica. Alt, 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 non togliamo meriti alla madre no, natura. L'ingegnere ama scherzare, invece l'argomento è serio, molto serio. Le sono grata dell'interessamento e a parte tutte le informazioni che potrò fornirle, sarò lieta se vorrà assistere al primo saggio pubblico che si terrà nella nostra scuola. Senz'altro. Mi considero invitato anch'io. Ma sì. Papà, sei un ipocrita. Tu detesti la ginnastica. Sono io che amo lo sport. Ha vinto una bandiera alla corsa dei velocipedi. Ma no. Vedrà, certe giovinette anemiche sono diventate sane, svelte, eleganti. Ma è una cosa appassionante da dedicarci tutta la giovinezza, tutta la vita. Ma è possibile, signorina, che lei non pensi al matrimonio? No. Non credo. Ma se per caso mi sposassi, mio marito dovrà fare della gran ginnastica. Oh, questo lo credo.
anche noi ci seppellisti vivi. Infatti non è raro il caso che una persona venga seppellita come morta quando di morta non ha che l'apparenza. Avrei molti esempi da citare, ma ne basti uno solo fra i più terribili. In una città d'Italia era morta improvvisamente per sincope una giovane bellissima. Simone! Eccomi, signor zio! Ho deciso, non esco più. Aiutami a svestirmi. Voglio andare a letto. Subito. Ah no, mi oppongo. Cara, diglielo tu che hai più autorità. La signorina vuole andare già via. Davvero? Lei che è il clou della serata. Mi spiace, ma sono in pensiero. La mia amica non è venuta e non vorrei che stesse poco bene. Beh, e se è così... Allora, ci vediamo al saggio? Sì. Oh, il signor segretario, così tardi? Le porto le scuse di mio zio che ha avuto una lieve flussione. Signora, mille grazie, è stata una piacevolissima serata. Ma di niente. L'accompagno? No, non si disturbi. Sì, sì, le scale sono buie, il portone è ancora aperto. Se vuole, permesso. Segretario amatissimo. Buonasera. Allora, diceva che il commendatore... Sì, il commendatore ha avuto... Papà, l'accompagno io. Bravo, Alfredo. Ma è complimento. Buonasera. Ai... L'accompagno io! Tanto, non dovevo rimanere. Segretario! L'accompagno! No, 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 grazie, non si disturbi. Signorina! Sì? Io? Bisognerà mettere un lume qui al terzo piano, fa troppo buio. Sì, bravo. Ah, sì, bene. Signorina? In merito alla mia lettera del 30 ultimo scorso, non è niente da dirmi. Una cosa sola, ho da ringraziarla dei suoi buoni sentimenti. Ai! Grazie. Prego. Ma signorina, nient'altro? No, signor segretario, nient'altro. Buonanotte. Elena! Buonanotte. Maria, che cosa è successo? Ho sentito un tonfo. Niente, niente. Ma tu piuttosto, come stai? Stai poco bene? Ero in pensiero, sai. Perché non sei venuta dai Ginoni? Ti aspettavano. Perdi tempo inutili, ormai ho i minuti contati. C'era un giornalista, sai. Potrebbe essermi d'aiuto. L'ho invitato al saggio. Stiamo facendo carriera. Ti sei divertita almeno? Il segretario c'era? Ti dirò che ci avevo fatto un pensierino. Acqua passata, superata, dimenticata, annientata. Ma si può sapere che ti succede? Segreto, mistero. Posso dirti soltanto che comincio da domani una nuova vita agli ordini di un condottiero meraviglioso. Il resto a domani, dopo il battesimo del fuoco. Ma che bravo, bravo, bravo. Però vedo un bucolino. Che cosa ci manca in quel bucolino? Attenzione da bravo. Dov'è il bucolino? Manca la U. Vede? Come si chiama lei?
Maggia Carlo, di anni 45. E che cosa fa di bello, signor Maggia? Scaricatore ai macelli. Bravo, molto interessante. E lei come si chiama? Canella Giuseppe. Bravo. Buonasera. Scusi, il suo nome? Muroni Giovanni. Salta finestra. Muroni Giovanni, professione? Apprendista fabbro ferraio. Sì, la settimana dei tre giovedì. Bene, signor Muroni, vuol scrivere anche lei prima che io cancelli? E lei, come si chiama? Perotti Mario, di anni 55. E che cosa fa lei? Lavoro in una conceria. Bravo, faccia vedere. Oh, 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 vogliamo completare? Una piccola O. Oh. Domani spero di portarvi qualche bella penna e dei pennini per i più bravi. Signor Muroni, ha già scritto? Ora, adesso, passiamo adesso alla lettura. Lei, signor Maggia, vuol leggere qui? Il galantuomo, anche se povero, è sempre onorato e stimato da tutti. Guardi un po' se va bene. La virtù è vada via! Va a posto! Torna a posto, schifoso! È premio a sé medesima. Ove venga con onesto cuore. Perché mi ha strappato il quaderno? Non si fa fare una figura così a un uomo. Guardi che io potrei farla pentire. Mi lasci andare o chiamo aiuto! Dai! Stupida! Aiuto, signor Berti, al soccorso! Signor Berti, aiuto! Signor Berti, aiuto! Aiuto! Ma che c'è? Che cos'è successo? Ah, che spavento! Venga dentro, mettersi a sedere. No, grazie, adesso va meglio. Ma che cos'è successo? Mi hanno mancato di rispetto. Già in classe, sa, un disegno. Non posso dirle, che orrore. Mi deve assolutamente cambiare sezione. È lei che non può andare, signorina, per questo lavoro. Io gliel'avevo detto, non è adatta. Mi dispiace, non è adatta. Ma non è vero. Io, con il suo aiuto, si intende... Ma potrei... signorina, io non posso aiutarla perché sono io che ho bisogno di essere aiutato. Per questo lavoro ci vuole un carattere come quello della sua amica Pedani. Perché non le chiede a nome mio se vuol venire la sera a darmi una mano? E no! 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 Uno, due, tre, quattro. 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 Uno, due, tre, quattro, 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 uno, due, tre, quattro
Via! Uno, due, tre, quattro! 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 Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Che cose, che cose? Che cosce, direi, signora. Alfredo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. È una vergogna. Non si è mai visto una cosa così. Tre, uno sconcio. Vogliono mostrarci dove non batte il sole. Retrogrado e incivile. Due, lei è retrogrado e incivile. Quattro, stia attento come parla. Attento lei piuttosto. Due, ripeta con la volgarità tre, che ha detto, se ha il coraggio. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tu vieni tre, via. Vieni quattro, via con me. E bugio. Basta, è uno tre, sconcio. Quattro. Bravo, ha fatto bene. Uno, siamo al cancan di Parigi! Vi prego di fare silenzio! Uno, chi si mostra in pubblico due, deve accettare delle critiche! Protesto! I genitori delle fanciulle possono venire in direzione dopo il saggio! E quello che faremo! Quattro, uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Ti ringrazio d'avermi fatto venire. Ne caverò un buon articolo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Ma questi sono esercizi tre, preparatori quattro, per la carriera militare. E la signora maestra è un bel brigadiere. Quattro. Per prima cosa, lei non si permetta. Seconda no, cosa, no, con quella faccia calmi, lì, lei deve. Su, no, mi lasci, ingegnere. Sì, mi lasci. Venga, la prego. No, la prego. Mi lasci. Oh, segretaria amatissima, ma lei mi ha stupito. Due, io tutto mi aspettavo, tre, ma lei è venuta ad applaudire. Uno, due, oh, segretario tre, caro, lei è innamorato della signorina Pedani. Tre, ed io che non ci avevo quattro, pensato, ma si può uno, essere più stupidi. Due, lei è innamorato. Tre, io? È una faccezza che non sta in piedi. Io non permetto. No, no, prendiamola più bassa. Capisco la discrezione, ma che male ci sarebbe? Io sono suo buon amico e posso anche darle dei buoni consigli. E sono galantuomo e rispetto gli affetti. Ebbene sì, quattro, è vero. È alla buon'ora, e viva la sincerità. E, quattro, e come andiamo, quante corrispondenze? Non troppo bene, direi. Male, ingegnere, malissimo. Anzi, se glielo devo proprio dire, non ci ho capito niente. Mm. E va bene, ma lei non si scoraggi. Io conosco un poco le donne e credo di avere capito il carattere della signorina. È una di quelle mine, se mi permette il comparamento, che hanno la miccia lunga e nascosta, che brucia per un bel pezzo senza farsi vedere. Poi, quando non te l'aspetti, boom, scoppiano. Ecco, lei deve fare come Pietro Micca. Lei dice, Pietro Micca? Sì, Pietro Micca. Ma Pietro Micca è lui che è scoppiato. Ma Pietro Micca, dico per modo di parlare, perché lei le fa la corte pour le bon motif, è vero? Io? Mi meraviglio. Pure le bon motif, io ho delle intenzioni serie. Ma appunto, è quello che dicevo, ho i suoi mani pansi. Eh sì, signore. Ma d'accordo, ma del bon motif, del matrimonio, cioè, gliene scritto o no? No, ma quando un uomo dice a una signorina che vive sola e libera. Ma proprio perché vive sola e libera. Ma siamo pratici, segretario, lei non ha mica tante frecce al suo arco. Cosa diavolo le ha scritto? Pure le bon motif. Dio grande! Ma allora avrà pensato... Ma segretario, ma dove va adesso? Ma guarda, sopra il balengo! Va a trappiare la giacca! Piano. Ah, scusi. Pardon. Ho bisogno di parlarci, signor zio. Anch'io. Sei un maleducato. Ho finito. Ci chiamo ancora, scusa, ma nella fretta ho dimenticato di bussare alla porta. Quello che ho da dirci ce lo devo dire in via ufficiale. È tanto tempo che non lascio con gli occhi una donna che è qui, in questa casa. Eh già.
Ma purtroppo credo che essa abbia capito di traverso le mie intenzioni, più che oneste. Oneste, spero bene, ma vuoi spiegarmele? Ha ragione, signor zio. E appunto per questo venivo a parlarne con lei, stando che i miei genitori sono morti e lei sarebbe come mio padre. I tuoi? Io? Ho intenzione di sposarla. E appunto per questo lei dovrebbe chiederci la mano. Allora ti è proprio girata. E da quando è che hai questa bella idea? Da tanto tempo. Dalla prima volta che l'ho veduta, nutro dei sentimenti. Ci ho pensato bene bene, ci ho scritto una lettera. Per errore non ci ho chiamato formalmente la mano, quindi chissà cosa avrà pensato, poverina. E perché non nascano equivoci e malintesi, è bene che lei, signor zio, faccia la richiesta. Quanto al resto, ci vuole tempo, come dice l'ingegner Ginoni. Abbiamo a che fare con una donna dalla miccia lunga. E bisogna agire come Pietro Micca. Basta! Ti ho preso con me in questa casa perché eri un giovane da bene. Onesto, ordinato, senza grilli per la testa come tanti giovani d'oggi. Lo so, signor zio, ma l'amore... L'amore è cieco, ma c'è un limite a tutto. Ti impedisco una simile follia. Mi farò restituire dalla portinaia quella lettera d'amore che le hai scritto. L'angelota? Pardon, signor zio. Ma che cosa ha capito? Io ho scritto alla signorina Pedani. È lei che voglio sposare, col suo permesso. Ah, beh. Ma se vuoi sposare la signorina Pedani, perché stai sempre addosso alla portinaia? Guardo. Osservo nella cura dei suoi interessi, signor zio. La signorina Pedani, dicevo. La signorina Pedani è una bella ragazza, non c'è che dire. Anche troppo bella. Tu poi hai 30 anni, ma sembri un giovanotto. Sì. Però la signorina Pedani per censo lascia molto a desiderare. E poi queste giovani maestre che prima di venire a Torino hanno girato mezza dozzina di comuni. Io mi ricordo una storia di una compagnia di bersaglieri. I bersaglieri con la signorina Pedani. No, è una storia di molti anni fa, ma potrebbe. Il bersaglieri è un pezzo di ragazza come la Pedani. Per carità, prima che io faccia un passo come quello che mi chiedi, voglio fior di informazioni. Di dov'è la ragazza? Di Brescia. Benissimo. Farò come lei comanda, sebbene io sono sicuro che... Sicuro di che? Sicuro con le donne? Tu poi hai già il fisico del cornuto. Scusa, sai, ma... Ma le pare? Le mille grazie, eh? Grazie a lei, l'accompagno. No, non si disturbi, io vado pian pianino. Sono venuta a pagare l'affitto. Sono venuta a pagare l'affitto. La mia amica non può scendere. Di solito si occupa lei di queste cose. C'è un errore. Dove? No, le faccio subito la ricevuta, eh? Signorina, come va la sua acqua corrente? Bene, grazie. Se casomai le fa bisogno di qualche cosa, non si geni, siamo qui. No, niente, grazie. La ricevuta, prego. Signorina, questo non è il luogo, lo so da me, ma vi sono dei sentimenti che l'uomo onesto deve proprio... No. Bisogna dire tutto, è anche un dovere ascoltare. Ma signor segretario... Mai, fin dal primo momento... Forse lei non ha capito. Sempre un sentimento onesto. Dio vede e giudica lo scopo sacrosanto. Anche se non ce l'ho scritto, ecco che adesso ce la dico. No, signor segretario, avevo ben capito la sua lettera. E la ringrazio di nuovo. Signorina, la sua mano. Una sola parola. Dica lei la mia sentenza. Ho deciso di rimanere libera. Per le mie occupazioni. Non ho vocazione per il matrimonio.
Ho 27 anni e se avessi avuto altre inclinazioni a quest'ora... Insomma, ma io non so trovare delle frasi. Scusi, mi rincresce, ecco tutto. Vuol favorirmi la ricevuta? Ah no, signorina. No, no. Ma per chi mi ha preso? Per uno come gli altri? No, ma... Io le voglio bene, ma bene, bene sul serio. Non vedo altro che lei. Come si fa a vivere così? Ma e cosa me ne sei promesso? Lei vuole essere così. Libera. Sarà libera finché le pare. Che cosa sarei io? Un padrone? Il suo servo sarei. Altro che padrone. Senza una pretesa, senza niente. Soltanto la gioia di stare sotto i suoi piedi. Ma è possibile che lei mi faccia tribolare così? Non mi dica di... Alt! Signor segretario, quello che penso gliel'ho detto. Lei troverà un'altra che corrisponderà al suo affetto come merita. Ma io no. Ma insomma, si faccia una ragione, basta così. È meglio che io vada adesso. Ma dove va? Mi dia la ricevuta, prego. Ma il tubo dell'acqua corrente. Non mi dica che è un rifiuto definitivo. Ah! Oh, Dio grande. Signor Celzani, queste cose con me non si fanno. Non si fanno. Si è detto una volta per sempre. Sì, una volta per sempre. E di là, il signor mai Cercani. Più, eh? Intesi? Mai più. Abbasso la ginnastica. Oh, segretario mio! Pinuccia, dell'acqua, presto! Oh, mon Dieu! Ma, segretario amatissimo, su, su, cosa ha fatto? Su, su! Pinuccia! Ma che c'è? Pinuccia! Ma che furia! Neanche andasse a fuoco! Su, su, ma cos'è? Oh, finalmente. Eh? Allora. Aveva capito benissimo il motivo. Non c'era stato equivoco. Si calmi, buono, si calmi. Beva, beva. È finita. Ma no, non dica così, non sia così pessimista. No, dicevo, l'acqua è finita. Ah, sì, certo. Oh, benedetto. Va meglio adesso? Oh, segretario amatissimo, lei ha avuto troppa premura, capisce? Io, d'accordo, le ho parlato di Pietro Micca, ma quella è una ragazza che va presa in un certo modo. Thank you.
avanti! Olè, prendiamolo tutti insieme! Presto, che casca! Dio grande! Duma, Duma! Ah, salvatemi! Ma chi l'ha mandato lassù? Ma chi è? E chi lo conosce? È uno nuovo! Ma chi l'ha fatto entrare? Tieni di qua! Tieni forte! Su, pronto! Ma è piccolo quel telo! È robusto almeno! Dai, capite giù! Attenzione! Piano! Così, ecco! E che cosa dovrei fare? Buttarmi giù? Si lasci scivolare, sì, adagio! Ma... Ah! Sento un po' lei, chi gli ha dato il permesso di fare l'altalena di salvataggio? Nessuno. Maria, facciamo tardi. Qualcuno vuol provare? Il cavallo d'acciaio, Ippogrifo! Coraggio! Io? Oddio, credo di non avere l'abito adatto. E poi, ho paura. Oh, non abbia paura. Tanto ci sono qua io. Provi, si divertirà, ne sono sicuro. Mi piacerebbe tanto vederla sorridere e di essere io l'artefice di questo miracolo. Ah, davvero? Sicuro. Lei mi commuove. Ebbene sì, io voglio provare. Sì, brava. Mi stia vicino però, eh. Certo. Non mi lasci. Tenga la gonna, io ho paura. Senza oh, paura. Com'è alto! Ho paura! Maria, vado in bicicletta! Vado benissimo, senza mani! Oddio, aiuto! Ma sono torna qui, tu di via adesso. Ma non è mica per noi oggi. E per chi calè? No, 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 lasciate stare, c'è un errore. Qui oggi nessuno fa il bagno. Pardon, nessun errore. Piazza della Consolata 5, interno 4. Comandatore? Ma anche il comandatore fa il bagno adesso? Ma leggerai? Non stia a sacrinarsi. È per me. Per chi è? Sì, signora, per me. Non fichi il naso, avrebbe qualcosa in contrario, lei. Signorina, avanti, avanti. È bellissimo lasciare al vento i propri pensieri, le proprie amarezze. Me la presta? Ma... Gliela riporto subito. Maria. E dica a suo padre che farà bene a togliere cosa il saluto, stai? A quel suo amico giornalista. Ma... Maria! Legga! Ginnastica e esibizionismo! Ma cosa è la roba? Ma attenta al tramvai! Ma la fermi! Non è mai salita sulla bicicletta prima di ora! Come Maria! Faccio io, attenzione! Che fate in mezzo alla strada? Dì, Adelaide! Guarda, una donna in bicicletta. Oh, ma non è possibile. Ma dove si andrà a finire? Ma dove? Dov'è quel mascalzone? Lasciatemi passare. Esigo una spiegazione per questo stupido attacco che ha pubblicato. So che è qui e se lo trovo, mi lasci passare. Ah, eccolo lì. Signor Cecconi, non sia vigliacco. Non si nasconda, non scappi, venga qui. Che cosa posso fare per lei, signorina gentilissima? Lei ha figli? Due, quasi tre. E non si preoccupa della salute dei suoi bambini? Li vuole con le spalle asimmetriche, i petti gibbosi, gli addomi prolassati, le ginocchia torte? Ma per carità, signorina, io vorrei che crescessero belli come lei. Allora, come osa parlare male della ginnastica? Esigo una colonna in prima pagina per pubblicare la mia risposta alle sue sciocchezze. Sì o no? Sì. Allora va bene. Ripasserò dopo la scuola per scrivere l'articolo. Mi scusi, non se li ho fatti aspettare, ma ho avuto un incidente con la bicicletta. Mi dispiace. Allora, vogliamo incominciare subito? Per due, prego. Vi ricordate ancora l'altra lezione? Ecco, così, bravi, bravi. Oggi cominciamo dalla posizione di attenti. La posizione di attenti si assume di scatto, unendo i talloni, le gambe rigide, le punte dei piedi divaricate, le mani lungo le cosce, col pollice aderente alla cucitura dei pantaloni. E dov'è la cucitura dei pantaloni? Io non la trovo. Già, anche le donne dovrebbero avere i pantaloni. Allora, vogliamo provare? Attenti! Testa in alto, petto in fuori, fianco destro, destro! No, no. Ha detto destro! Se io guardo lei che dà i comandi e dice destra, la destra è sua. No, maestro, no, non è così. Se dico fianco destro, vuol dire il fianco destro suo. Sarà, ma non è logico. Avanti, marche!
1, 2, 1, 2, 1, 2, bravi, 1, 2, per fila destra, 1, 2, bravo! Cosa sei più? Guarda un po' che caso, stavo leggendo giusto appunto il suo articolo. Ha fatto proprio bene a dircele chiara quel balengo di giornalista. E non ho finito. Brava, sono al 100% d'accordo. Ma basta avere un po' di buonsenso, ma come si fa a scrivere che nella ginnastica femminile gli attrezzi devono essere aboliti? Ma a che cosa si ridurrebbe la ginnastica? Un gioco da bambini. La ginnastica ha anche una funzione di scuola di coraggio. Giusto. Funzione anatomica, funzione pedagogica, funzione individuale, funzione collettiva, funzione civile. Non dico che tutti gli attrezzi sono raccomandabili, ce n'è di inutilmente pericolosi. Giusto. Ma il piano inclinato, l'asse di equilibrio... Pianelli, anche il cavallo, le parallele, soltanto l'altalena di salvataggio... Ma non mi dica che anche lei è uno di quelli che giudicano pericolosa l'altalena di salvataggio. Io? Per carità, no, soltanto l'altalena di salvataggio, volevo dire... basterebbe a dimostrare l'efficacia educativa della ginnastica. Ah, ma proprio così. Pensi che ci sono alcuni seguaci del Nobermann. Eh già, pare incredibile. Sono contenta che lei la pensi come me. Ma certo che la pensa come me. Pensare che tante madri sono ancora nemiche degli attrezzi. Madri di fanciulle senza carne e senza sangue. Future madri anch'esse di una prole infelice. Sembra di essere nel Medioevo. Ah, proprio così. Scusi, lei da quando si occupa di queste cose? Io da quando? Da sempre, non lo sapeva, da sempre. Mi interessa. Un'altra volta magari, ora ho da fare, addio. No. E poi ho preso il tramvai e sono venuto via. Molto bene, continuiamo così. Farsi desiderare, rifiutare qualsiasi invito. Con le donne è tutto un dare e togliere, dare e togliere. Dare e togliere? Sì, farsi vedere il più spesso possibile in incontri apparentemente casuali. Lasciar sorgere il sospetto, o meglio l'illusione, che questi incontri non siano proprio casuali e poi subito toglierla. Chiaro? Sì, dare e togliere, dare e togliere. Sì. Di che colore hai i capelli? Chi? Ma Alfredo, Alfredo Ginoni. E che ne so, castani? Dorati. Sembrano scuri, invece sono dorati. E sono anche leggermente ondulati. Ehi, mi senti? Certo, ondulati, mi fa piacere. Ah, che stupida sei, sentila, mi fa piacere. Ma che cosa dovrei dire? Domani, se lo incontro, lo guardo meglio. Ma come mai ti interessi tanto a lui? È un ragazzino. Capriccio. E poi non è vero che è un ragazzino. Oh, tu hai avuto sempre simpatia per gli uomini maturi, tipo il maestro Bert. Per carità, cotto e mangiato. Preferisco il giovane sportivo e spensierato, con i capelli dorati. Ma come fai tu a entusiasmarti così ogni volta? E tu come fai a essere sempre così indifferente? Non è mica naturale. Sarò anormale. Ma questo vostro amore mi sembra che serva solo a togliere il cervello anche a persone serie, persone che sembrano equilibrate, a posto. Ma di chi parli? Il segretario, per esempio. Era diventato matto. Lettere, dichiarazioni, lacrime, una cosa pietosa. Ah, sì? Ma per fortuna gli ho parlato chiaro e adesso ha capito e non ci pensa più.
Eri diventato normale e perfino simpatico. Ah, però se t'avesse chiesto di sposarlo... Me lo ha chiesto, poveretto. Ah. E tu gli hai detto di no? Naturalmente. Non siamo tipi da sposarci noi due, ma neppure da stare sole. Io ho paura della solitudine. E se penso che cosa sarebbe la mia vita senza di te, tornare a casa la sera e sapere che non c'è nessuno che ci aspetta, non avere nessuno con cui parlare, bisticciare magari. Ma io sono qua. Sì, ma tu queste cose non ci pensi mai, pensi alla tua ginnastica. Ma se un giorno dovesse mancarti questa passione, saresti ancora più sola e disperata di me? Tu sei il vero tipo da matrimonio, non c'è niente da fare. Sì, ma per sposarsi bisogna essere in due. Così dicono. Esci fuori. Au! Non fa mica bene stare tanto nell'acqua calda. A me sì, fa bene. Rende la carnagione più bella. Maria, me lo fai un piacere? Il giovane Ginoni mi ha invitato al suo circolo di canottaggio e siccome sa che da sola con lui in un posto così non ci andrai mai, ha detto se ci vieni anche tu. Ma come faccio? Con quello che ho da fare in questi giorni? Ti dai delle arie. Fai la brava. Va bene, ti accompagnerò. Però ci starò solo una mezz'oretta, intesi, eh? Grazie. E ora... No, ma no! Ma cosa fai? Ma perché un momento? La doccia fredda, ma tutte le volte... No, invece, ora al contrario, ti lascio dai muscoli e ti pulisco dal raffreddore. No, aiuto! No, no, no. Sulle spine. Se vuoi andare a casa non fare complimenti, ci vediamo a cena. Sì, preferisco. Allora fai i miei saluti e le mie scuse. Buongiorno. Sì. Ma sei ancora qui? Ho visto il segretario Celzani in costume da canottiere. Non è possibile. Lì? Sì. Ma dov'è? Te lo sei sognato? Non so, avrei giurato che era lui. Allora, ciao. Scusami. Canottieri! Ehi! Ehi! Sa che stavo proprio per salire da lei. Da me? Guardi cosa mi è capitato di trovare in un cassetto. Se mi permette, signorina, di offrircelo di tutto cuore. Oh, Meller? Sì. Oh, che bello. Ma lo sa che mancava nella mia raccolta. Ma è proprio per me. Se ci dico che ce lo offro. Oh. Ma sciocchezza. Grazie. Ma io sono un'ammiratrice di Meller. Lui è un ginnasta che ha capito il valore dello studio dell'anatomia. L'anatomia. E senza l'anatomia non si può conoscere il valore fisiologico degli esercizi. Mi scusi, signorina, ma devo lasciarla. Ho da fare. Ah, posso chiederle allora una cortesia se mi vuoi far felice fino in fondo? Lo dà su alla mia cameriera così non si sciupa. Anche io ho tanta fretta. E mille grazie di nuovo, L'ho trovato per lei. Se mi permette, glielo regalo. E voilà. È Meller, il vero tipo tedesco. Basta vedere la struttura del cranio, la bocca. È proprio Meller. A vederlo non si direbbe un famoso ginnasta. Va bene. Non mi vorrà mai dire una buona parola, signorina. Sarà sempre così indifferente con me. Signor Ginoni. Ma avrà un cuore. Io l'amo, lo sa? Ma l'amo. Si vergogni. Sono pazzo di lei. Come si permette? Ma lei è crudele, mi lasci. Perché? Non mi faccio lasci. Che sognarla, mi dica un bacio. Questo è un ignobile agguato. Un bacio. Ah!
chi si vede? È un ignobile agguato. Lei che cosa fa qui? Sarà mica venuto a riscuotere la pigione? Ignobile! Caspita, un paladino di Francia. E tenga le mani a casa sua. E badi che le parole dette da lei io le piglio in tutt'altro senso. No, signor Guardi segretario... Guardi che io sono capace di mollarle un paio di smorfloni, eh? Se non fosse per il rispetto che porto al suo signor padre, a quest'ora io... In queste cose non c'entrano né il signor padre né la signora madre. Sono 20 anni che mi sono slattato. Mi dica una cosa. Lei è uno di quei segretari che si battono o no? Sì, signore, che si battono. Va bene, avrà presto l'onore di rivedermi. Guardi, signor segretario, che... Desidera? No, no. Niente, mi era sembrato sentire chiasso. Nessun chiasso, vada. Prego, signorina, la strada è libera. No, signor segretario, io la ringrazio, però la prego di non dare troppo peso a... Il giusto peso. Ossequi, signorina. Vi do un biglietto che consegnerete personalmente all'ingegner Ginoni. Avete un foglio di carta o qualcosa per scrivere? Ma chi è questo Cernoia? Si può sapere dove è finito mio nipote? Minuccia! Cacciateli via! Via! E appena torno mio nipote, mandatelo da me! Guardi che a noi non ci manda via nessuno! Ho detto via subito! Ma insomma, si può sapere cosa vuoi da me, eh? Che io ti dia il permesso di infilzare un uomo o magari di farti infilzare? Vorresti avere la mia benedizione per giunta, eh? Vuoi la dispensa del Papa per commettere un peccato mortale? Ma andiamo là, su, rifletti. Con umiltà devi scacciare dalla mente e dal cuore questa insana passione che sta rovinandoti. E ricordati che se ti batti in duello, sei scomunicato late sentenzie. E se muori, vai dritto, dritto... lo so. Qualcosa che non va? Sono scomunicati tutte e due, ma quella donna è il diavolo. L'altro ci ha detto, ma ha detto la portinaia, esigo la soddisfazione. Lui ci ha risposto che ci aveva intaccato l'onore e gli ha anche mollato due smorfloni. Però è una bella vergogna, quella pedani lì, tutto per colpa sua. Ma che cosa ne può lei, se due idioti vogliono sbudellarsi, eh? Eh già, tu sempre pronto a prendere le difese di quella lì, eh? Ma il commendatore non lo sa. E l'ingegner Ginoni permette che suo figlio faccia una bestialità compagna. Ah, la buon'ora. Da quando in qua si sta tutto il giorno fuori casa senza far sapere né perché né per come. Cos'è questa storia che sento dire? Che storia? Ma del segretario. Avete questionato? Abbiamo questionato. È un imbecille. Non vorrei però che lo fossi anche tu. Insomma, com'è finita? È finita. E questo? In un primo tempo, ma adesso è finita. Senza strascichi. Senza strascichi. Dove sei, Giulio? Ah, sei qui? Dice che hai cercato più volte il segretario. Se ci vuoi parlare, adesso è... Oh, grazie, cara. Ma non è più così urgente. Ci passerò domani. E va bene. Lo sai di che colore ha gli occhi il giovane Ginoni? Ma non lo so, azzurri, marron. Non lo so e non lo voglio sapere. Perché? È perché sì. E se posso darti un consiglio, fossi in te lo frequenterei il meno possibile. Ma cosa dici? Sei diventata matta? Quello che ho detto. Hai parlato di me, di Alfredo, all'ingegner Ginoni? Ho sentito che è venuto da te. Che cosa credi? Io non ti ho chiesto nulla per discrezione. Ero qui, malata per colpa tua. E tu ne hai approfittato per parlare di me, di Alfredo. Per invidia! Negalo se puoi! Ma stai calma. Accettando di battermi, le avrò dato ben più di una vita inutile perché priva del sole del suo amore. Le avrò dato forse la salvezza eterna della mia anima. L'inferno, signorina, non mi fa paura. Aiutalo a togliersi la giacca. La giacca. Faccio da me, sacerdisna! Chi ci ha chiamato a lei di darmi una mano? La manica? E che cos'ha la mia manica che non va? Se la rimbocchi e si tolga il colletto. Il colletto? Con questo freddo?
Signori, prima dello scontro ho l'obbligo di invitarli alla conciliazione. Vogliono conciliarsi o no? No, signore! E anche io. Si avvicinino al centro. Guardia. Allez, monsieur. Dica, attacchiamo o non attacchiamo? Bene, qua. Ma papà, questa è una questione d'onore. Mi ha minacciato di prendermi a schiaffi. Lui ti ha minacciato, io te li do. Avanti, va a casa. Ma io voglio la mia soddisfazione! Ma io mi stupisco che l'amore l'abbia vuotato il cervello fino a questo punto. Lei è matto, qua dentro la testa. Vada, vada, la sua soddisfazione l'avrà da suo zio. Ci penso io, stia tranquillo. Ma come? Era lei che mi aveva detto come dovevo comportarmi. Da uomo e non da buffone, né da delinquente, né da cretino. Fila! Il ministro. E chissà che cosa succede. Vedrai. Il ministro. Dice che c'è anche il ministro. E questa volta è una cosa seria. Il ministro è il provveditore. Ah, e come mai? Un'ispezione improvvisa. I nodi vengono al pettine. Proprio così. Sì, certo. C'è il ministro. E per tutta quella roba uscita sulla stampa, l'articolo sul saggio, la risposta della Pedani. E sono nell'aula della Pedani. Ah, sì, certo. Troppa ambizione, troppo desiderio di mettersi in mostra. Chi troppo in alto sal cade sovente, precipitevolissimevolmente. Povera Maria, io vado a sentire. Attenzione ragazze, pronte? Va bene così, signorina, abbiamo visto abbastanza. A terra! Attenti! Effettivamente, signorina, lei difende la causa della ginnastica con solidi argomenti. Possiamo andare. Prego. Escono, escono. Che anche al ministro piaccia la ginnastica. Signori maestri, all'imminente congresso pedagogico nazionale si tratterà dell'educazione fisica nelle scuole. Mi è grato comunicarvi che darò l'incarico della relazione ufficiale a un insegnante di questo istituto, alla signorina... come si chiama? Pedani. Ah già, alla signorina Pedani, che ha dimostrato di saper difendere non solo in palestra, ma anche sulla stampa, il prestigio della nuova cattedra. Viva l'Italia! Complimenti. Grazie. Come ha fatto? Nemmeno un graffio. Siamo stati sorpresi. Tutto da ricominciare. Ah, è soltanto un rinvio. Non c'è stata conciliazione. Mai! Bravo, così ha tutto il tempo di allenarsi con la sciabola. Veramente... oggi proprio non me la sento. No, bisogna reagire. Bisogna reagire. Bravo, continui, continui. Ma non si sa cosa è capitato. Alfredo ce la sente davvero di andare da solo? Non faccia complimenti. No, no, sto benissimo. Quasi non rientra il capo. Poveretto, con una sciabolata gli ha spaccato la testa. Buongiorno, signore. Peggio del diavolo, né? Che vergogna. Che cosa cazzo devo fare? Mai visto una roba parecchio.
Oddio! Che cos'è stato? Vi siete battuti? L'ingegner Ginoni mi aveva detto che... Caduto in palestra. In palestra? Perché lei... Altalena di salvataggio. È una mia passione. Ah, questa poi? Lei mi arreca troppa pena. No, 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 mi scusi, non creda. Oh, signor! Povera Italia! Mi dispiace. Signorina, per l'ultima volta vorrei domandarle, lei è sempre della stessa idea? Sì, sempre della stessa idea. Irremovibile? Sì. Buongiorno. Cerea. Dunque, nel tubo dell'acqua potabile non c'è niente da fare? No, signor Celzani, non c'è niente da fare. I miei rispetti. Maria, sei tu? Sei diventata troppo importante per rispondere. No, è che ho sete. Buongiorno, ho fame. Signorina. Buongiorno, Irma. Io me ne vado, signorina. Lo sa, Irma, che il ministro è andato in palestra a fare una visita alla signorina. Un onore che né io né lei riceveremo mai. È vero? Domani le racconto, adesso vada che è tardi. È tutto in tavola, eh? Grazie, grazie. Si potrebbe invitare qualcuno questa sera per festeggiare l'avvenimento? Gente di qui, di casa? Ma no. Sempre che tu sia d'accordo. Ma ti sembra proprio il caso, con tutto quello che è successo? Ma perché? Cos'è successo? Beh, il segretario e Alfredo Ginoni si sono sfidati in un duello, che poi per fortuna non si è fatto, ma non mi sembra il caso. Il segretario, Alfredo, un duello? Ma come mai? Alfredo Ginoni faceva il cascamorto e il segretario l'ha sfidato. Io non so niente, dimmi. Poi il segretario si è rotto la testa, poveretto. Ma in palestra. Hai mai saputo che andasse in palestra? Ma cosa stai dicendo? Spiegati. Con chi faceva il cascamorto il giovane Ginoni? Ma con me, caspita, è da ieri che cerco di fartelo capire. Ma no. Ma sì. Anche lui. Ah, basta, basta, basta! Non ne posso più, me ne vado! Elena! Sono stanca di essere ingiuriata e derisa! Elena, non fare così! Non ne posso più! Elena, non è basta! Giusto! Basta! Me ne vado! Basta! Elena, non è giusto! Io ti ho tirato fuori dal seminario, ti ho dato una casa, una posizione, mi sono anche digerito le drollerie che ti sei messo a fare da quando hai avuto la malinconia di correre dietro le sottane di quella ragazza. Sbagli tutti i conti, non capisci più niente, tutti gli inquilini protestano e adesso vieni fuori con questa pagliacciata del duello. E sei anche andato a romperti la testa per far ginnastica. Io ne ho le tasche piene. Lo scandalo, caro mio, no. Ti dico, alto là. Se sei botto, curati. Io i miei conti li passerò al ragionier Craveri, che è una persona seria. Tu, ma soltanto se fili diritto, puoi restare qui in casa a mangiare e dormire. Non ti metto sul marciapiede, ma se fili dritto. Mi sono spiegato? Sì, signore. Ma non stia a preoccuparsi per me, me ne vado con le mie gambe. Te ne vai? Non è più vita questa, è soltanto un supplizio. La signorina, debitamente interpellata, ha detto che non vuol più saperne di me, né adesso né poi. E per me, vedermela sotto gli occhi, lei lo capisce, signor zio. Faccio San Martino, me ne vado. E dove vuoi andare? Lontano, molto lontano. A Genova, e forse mi imbarco per l'America. O magari a Novara, dove c'è quel mio cugino. La ringrazio di tutto, signor zio. E non si faccia dei sangrini per me. Balengo. Thank you.
Piacere. Oh, c'è anche lei. Sì, qui. Questo primo congresso è molto interessante. Buongiorno. 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 Ora vediamo come se la cava. Temo che si stia giocando la carriera. Nella ginnastica come scienza il cervello di una donna non può sfondare. Doveva fare un lavoro subordinato, eseguire e non fare di testa sua. Peggio per lei. Maria, vieni qui. Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Lei non mi conosce, sono una maestra di Caserta, Enza Scivolone. Maria Pedani, Brescia, piacere. Vera Costanzi, piacere. Piacere. Rallegramenti per il suo articolo sul nuovo agone. Grazie. Siediti qui, poi parliamo. Signore, le autorità. Signori, signore. In questo congresso saranno dibattuti i problemi dell'insegnamento e, in piena libertà democratica, le opposte tendenze, gli opposti punti di vista potranno venire a confronto per quel bene supremo che è l'educazione della nostra gioventù, vale a dire il futuro della nostra giovane patria. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Bravo! Bravo! Protestiamo infine per lo sperpero di denaro e di energie cui il governo è sollecitato per la diffusione della ginnastica in un paese come il nostro, paese che ha ancora una percentuale di analfabeti scandalosamente alta. Bravo! 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 Scusi, c'è la signorina Pedani? No, è uscita. Ma come, oggi è festa? Scusi il disturbo, non sa mica più o meno a che ora ritorna. E chi lo sa? No, perché io avevo intenzione... Non lo so, c'è il congresso, appena finisce il congresso. Il congresso? Applichino i giovinetti allo studio e riservino costoro le loro energie a quella naturale e nobile palestra che è il servizio militare. Bravo! Bravo! Ma lo sa lei che un terzo del bilancio del Regno d'Italia è destinato alle sole forze armate? Lo sperpero della ginnastica! Noi intellettuali gettiamo il nostro appassionato grido d'allarme! Bravo! La parola alla signorina Maria Pedani. Vai Maria, coraggio, sostienici in bocca al lupo, fatti sentire. Signore e signori, l'istruzione obbligatoria esiste ormai in Italia da 10 anni, ma non bastano né 10 né 20 anni per cancellare l'obbrobrio di secoli. Ora vi chiedo, dobbiamo forse aspettare che l'analfabetismo sia scomparso dal nostro paese prima di poterci occupare della salute fisica del nostro popolo? Brava Maria! Giusto, brava! Agghiacciate! La sola città di Berlino spende 500.000 all'anno per la ginnastica. L'intero Regno d'Italia la metà. L'Inghilterra spende ancora di più della Germania. La prima nazione del mondo. Dov'è che va lei, scusi? È un'autorità lei? No, signore. È un professore? No, signore. E allora vada di là nella tribuna del pubblico? Sì, signore. Viva la ginnastica! E la cultura? Ma pensate all'istruzione! Vogliamo vedere coraggiosamente che cosa si annida in realtà dietro questa campagna di denigrazione che si sta scatenando contro la ginnastica? Si annidano l'ignoranza, l'infingardaggine nazionale e soprattutto la difesa conservatrice ottusa di idee morali e sociali di cui il resto del mondo sta facendo giustizia. Rivoluzionaria! Eh già,
bel risultato. Torino, che fu la culla della ginnastica, ne sarà la tomba. Perché la cura del corpo deve essere ammessa soltanto per formare dei soldati? Brava! Brava Maria! Ha ragione. Apriamo gli occhi, colleghi. Il mondo sta andando avanti, che piaccia o no agli anziani e ai reazionari conservatori. Una nuova educazione, fisica e morale, risparmierà all'umanità innumerevoli dolori. Falcerà mille vizi e mille storture mentali. Bravissima! Bravissima! Il corpo è sano! Noi dobbiamo avere fede e credere incrollabilmente che stia per aprirsi, anzi, che si sia già aperta nella storia dell'umanità, una nuova era, una concezione della vita che rifarà il mondo. Brava, le confermo che lei ha dei magnifici argomenti. Grazie. Che pagliacciate, pagliacciate. Anche il ministro adesso. Ma cos'ha quella maledetta? Ma che brava. Grazie. Tu non parlavate bene. Sì, sei così brava che non so come congratularvi. Grazie, siete molto gentili, ma anche voi mi avete aiutato. Perché non andiamo insieme a festeggiare? No, grazie, ma sono molto stanca. Grazie. Ma dai che ci dispiace lasciarti sola. No, non importa. Tu vivi sola? No. Sì, ora vivo sola. Preferisco. Allora, buonasera. Buonasera. Allora, ciao, vediamo. Ciao. Gesù, che fame che tengo. Ragazze, ma dove andiamo? Stasera si va da Rosaschino. Oh, sì. Vai. Chi è? Ecco, volevo darle... Sono venuto a dirle addio! Per sempre! Parto, vado a... Non vado più. Dio grande. Dio grande.